Benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi facciamo un video nel quale vi diciamo quello che diremmo a noi stessi di 10 anni fa. Si è capito? Sì. Sì, è chiaro. Sì. Quindi è come se in questo momento potessimo parlare, quindi stiamo parlando in questo momento alla fotocamera, ma siamo noi di 10 anni fa e gli dobbiamo dare i consigli che più potrebbero essergli utili per andare avanti nella propria vita. Ovviamente non possiamo farla questa cosa perché ormai sono passati questi 10 anni e quindi non lo puoi fare, ma è interessante perché magari qualcuno si trova più o meno nella nostra situazione di 10 anni fa e quindi questi consigli potrebbero essere utili. Ed è anche un bel esercizio un po' per riflettere sulle cose più importanti che si sono imparate negli ultimi 10 anni. Quindi proviamoci, vediamo cosa salta fuori e cosa succede. Allora, inizio io. Non so tirare le mani avanti, sono difficilissime. Cioè, se le dovessi fare ci dovrei pensare ore. Però ti do un primo spunto, secondo me, da cui partire, che a noi ha toccato tantissimo. Ovvero, va bene, vuoi lavorare, vuoi trovare il tuo spazio, vuoi riuscire ad aver successo, ma non serve a nulla se per riuscire ad ottenere quel successo rinunci al essere te stesso e trasmettere quello che sei tu. Questo è una cosa che abbiamo sbagliato più o meno 10 anni fa, un po' meno perché sono 8 più o meno, 8-9 anni, comunque quindi dai più o meno ci siamo. Ma dai, stai parlando di quando abbiamo iniziato YouTube? Sì, più o meno sono 10 anni. Sì, più o meno, però secondo me quell'errore l'abbiamo fatto un po' dopo. Sì. Cioè durante il percorso di YouTube. Ma non sapevamo che era importante. Certo. Capito, se l'avessimo saputo non l'avremmo fatto. Non ti saresti perso durante. Bravissima, esattamente. Sì. E qui banalmente cosa voglio dire? Voglio dire che semplicemente molte volte quando ci affacciamo ad un lavoro, ad un percorso di studio, a qualunque cosa, ci troviamo magari di fronte ad una situazione dove il nostro modo di essere non funziona bene o vediamo perlomeno che un altro sistema, un altro metodo è più efficace, boom, immediatamente. Ed è normale che ci viene ad adattarci. Il problema è che in quel momento stiamo cercando di essere un altro essere umano. Ma se voi volete essere qualcun altro dovete esserlo al 100%, questa è una cosa molto bella che ho letto in un libro. Quindi le sue paure, le sue insicurezze, i suoi pregi, il suo aspetto fisico, la sua famiglia, la sua cultura, il modo in cui è nato, la città in cui è nato. Tutto, se volete essere un'altra persona dovete esserlo in tutto e per tutto, altrimenti siete la brutta copia che funzionerà sempre peggio della persona che cercate di copiare. L'unico modo per funzionare davvero è essere al 100% voi stessi e trovare il modo di utilizzare voi stessi per funzionare nella società. È sì, quello. Sì. E questa cosa l'avrei voluta capire. Sì. Credo che ci avrebbe fatto comodo. Ma lì comunque deriva dall'insicurezza, perché non ti senti... Cioè, anche è una proattività. Cosa che, esatto, insicurezza e proattività secondo me, perché se ripenso alla me stessa di 10 anni fa, credevo in me stessa niente. Cioè, oggi ci credo un po' di più, non al 100%, ma comunque sento di aver fatto dei passi avanti e quindi deriva da lì il... cambiarti per cercare di essere qualcosa di meglio, che sì, però poi non è detto che sia adatto a te. Esatto. E anche poca conoscenza. Anche stai piangendo. No, diciamo, no, non sto piangendo per il video. Mentre dà una roba nell'occhio. Non pare che mi fa male. Dicevo l'occhio. Che anche la poca conoscenza di se stessi sì, fa tanto. Sì, perché esatto. Cosa ne so, in questo libro che ho letto parla davvero che anche le tue passioni, cioè il fatto che magari a me piace guardare anime, manga, giocare ai videogiochi, sono tutti dei pezzi del puzzle che devi riuscire certo a sfruttare in quello che fai nella vita, perché sei te, tu sei la somma di tutte quelle cose. Se riesci a combinarle tutte assieme crei una combinazione che è unica, una persona su 8 miliardi, tu in te stesso sarai il più bravo del mondo. Devi trovare però poi proattivamente il modo di renderlo utile. E quindi questo è il primo consiglio. Il secondo consiglio, sto cercando di pensarli anche in ambito di importanza, questo secondo me ci ha influito tanto negativamente nel percorso lungo, diciamo, la strada di YouTube, perché sì, ci siamo peggiorati la vita da soli. Assolutamente sì. Forse il secondo è sul people like us, perché è una cosa che abbiamo scoperto da poco con Seth People Godin. Like us do things like this. È una roba meravigliosa. Le persone come noi fanno cose come queste. Esatto. E tendenzialmente mi è servito a capire una roba, che non devo star lì a cercare di convincere le persone che A è meglio di B. Vi faccio un esempio stupido. Facciamo triggerare un po' di gente. Prendiamo Zelda. Ok, gli ultimi due Zelda. Non li hai neanche giocati, guarda. Ma lo dico. Appunto. Ma lo dico che non li hai neanche giocati. Io li vedo
la gente dice capolavoro assoluto, ma guardo il comparto tecnico, guardo la storia, guardo il sistema di gameplay, eccetera, eccetera, e dico, ci sta, per me è un 7, non è un 9,5-10, anche solo vedendolo, e la gente potrebbe dirmi, no, hai provato, bla, bla. Guarda, io li ho giocati, entrambi e per me sono, okay, da 7. Però non entriamo su questo discorso, entriamo sul, prima sentivo il bisogno di dire, ma che cavolo dici, sta roba non è così bella come stai dicendo. Adesso ho semplicemente capito che chi pensa questa cosa di Zelda, semplicemente nel videogioco cerca delle cose diverse da me. Esatto, e cerca qualcosa che noi non stiamo cercando. Sì, ed è tutto lì. Quindi, ad esempio, per me Baldur's Gate 3 è un capolavoro perché mi dà quello che io cerco nei videogiochi, esatto, e che nessuno mi dà mai. Poi ha un comparto tecnico molto penoso, ogni tanto carica in un minuto e mezzo una zona e vedi tutto no texture per un minuto e mezzo, ci sono un bel po' di bug, ci sono dei problemi, ma il Baldur's Gate 3 è l'essenza di quello che io cerco nei videogiochi, ovvero la possibilità di non essere un bot che ha solo un modo di fare le cose. Su Baldur's Gate puoi giocare in infiniti modi ed è quello che io cerco, perché per me giocare è essere me stesso dentro un'avventura. Invece i videogiochi molte volte sono, vai così, tipo The Last of Us, che comunque mi è piaciuto, si focalizza di più sulla storia, sul rapporto tra i personaggi, ma non hai infiniti modi. Io faccio questa differenza, tu lì segui la storia di un personaggio, cioè sì, perlomeno io la vedo così, non è la tua storia, è la storia di quel personaggio e tu sei immedesimato in quel personaggio. Ma io anche la vedo così. Quando puoi creare il tuo personaggio, di solito comunque hai tre modi di giocare. Esatto, perché ti comunque non ti obbligano, però ti spingono per limiti di programmazione. Esatto, poi, a seguire quella storia, sì, quindi tu sei immedesimato dentro la storia. Invece Baldur's Gate tu ti crei il tuo personaggio e puoi totalmente essere se stesso, perché poi le tue scelte hanno delle conseguenze. Completamente no, però ragazzi, non è solo una questione di storia, anche di gameplay. Puoi decidere di prendo e spacco il ponte invece che fightarli perché così non possono raggiungermi e li ammazzo da lontano. Trovo delle strade alternative. C'è veramente un'infinità. Se non avete giocato è difficile da spiegare, però il concetto è, ho capito che semplicemente non devi convincere le altre persone, devi capire che tu fai parte di un gruppo di persone che cerca questo e non quest'altro, e se a qualcun altro piace questa cosa non ci devi litigare, devi semplicemente dire stai cercando qualcosa di diverso da me, va bene, bravo, esatto, tu hai questo, io vado a cercare quest'altro, fine. Però perché ci viene da litigare? Perché il mercato dà quello che la gente vuole. Quindi se la gente vuole telefilm su Netflix, facciamo giocare anche altra gente, come mercoledì, Netflix farà quello, non farà magari Sense8. Si chiama Sense8? Sense8, sì. 1899 che hanno chiuso dopo una, okay, stagione, sto per ammazzare qualcuno. Perché appunto il mercato comunque ragiona e lavora sui soldi. Di conseguenza, se non ci sono abbastanza people like us, il telefilm viene droppato. Ma per quello che infatti ti viene ad arrabbiarti, perché sai benissimo che se poi non trovi, diciamo, il consenso, la tua tribù, ecco, a sufficiente, in un, esatto, numero sufficientemente grande, sai che poi quel prodotto o non viene più fatto, viene interrotto, e quindi tu ci rimani male. Però non puoi che accettarlo, perché non puoi cambiare questa cosa, e puoi soltanto dire, ok, allora faccio l'azienda, faccio il brand, faccio i videogiochi, faccio qualunque cosa voglio del people like us e lo butto nel mondo e cerco le altre persone come me e piano piano sviluppo questo mio gruppo di persone. Sì, guarda, questo forse è il consiglio più grande che potrei dare alla me stessa di 10 anni fa, cioè questa frase di Seth Godin, e l'abbiamo studiata in dei libri di marketing e anche in vari corsi, è il capire che le persone come noi fanno cose come questa, ma ha messo l'anima in pace in un sacco, sì, di cose. Sì, ti triggeri un sacco meno, sì, su un sacco, sì, di, sì, roba che vedi attorno, di gente che si comporta diversamente da te. Ok, io sto cercando questo, faccio parte di una categoria di persone, ma non faccio parte di questa categoria di persone. E non me ne frega più niente, capito? Numero 3. Smetti di cercare scuse. Questo ha riguardato soprattutto il nostro primo tentativo di lavorare con, diciamo, YouTube, col primo canale che avevamo fatto. La nostra mente, come la mente di tante altre persone, poiché fanno questo lavoro, era solo, non andiamo perché l'algoritmo non ci consiglia, non ci dà abbastanza visibilità, non conosciamo Paperino che è già famoso, che ci può sponsorizzare, gli altri hanno i contatti, hanno le conoscenze, ragazzi, non c'entra nulla, non c'entra niente. Possono far comodo quelle spinte, ma prima o poi le paghi perché non stai costruendo le basi. Se la gente non ti guarda è perché fai cagare, punto, e stop. Ci sono ingiustizie al mondo? Sì, le troverete. Se non siete in grado di superare anche quelle ingiustizie, vuol dire che dovete lavorare ancora su di voi, su quello che fate, su quello che create. Se qualcuno riesce a copiarvi, cosa che ci ha mandato invece in vacca mentalmente negli anni di Ditch Players, quindi comunque negli anni di YouTube, vuol dire che create qualcosa che è troppo semplice da copiare. Vuol dire che il vostro prodotto non è abbastanza. Continuate a lavorarci, rendetelo più unico. Se vi possono copiare,
è troppo semplice. Quindi continuate a lavorarci. Perché? Perché non potrete mai obbligare le persone a non copiarvi. Quindi l'unica cosa che potete fare è continuare a lavorare su di esso. Non sbraitare e impazzire e passare anni a sbraitare contro se stessi perché qualcuno si copia. Stiamo parlando di noi stessi, quindi anche questo è molto importante. Quindi il terzo consiglio è: smetti di ragionare su tutto ciò che è esterno a te e ragiona solo anche su di te. Anche perché non ne hai il controllo, quindi è inutile. Cioè, cosa serve sbraitare, stare lì ad arrabbiarti? Ti rovina solo la vita, l'umore, le giornate, non serve a nulla. Ed è un concetto che per me si collega al quarto, che è il vittimismo. Smettiamo di pensare che qualcuno nel mondo freghi qualcosa di noi. State male voi, sto male io, stanno male tutti e a nessuno interessa realmente davvero di capire perché gli altri stanno male. Quindi, come voi non lo fate verso i vostri amici, la vostra famiglia, la persona con cui state, eccetera, eccetera, gli altri non lo faranno verso di voi. Smettete di fare le vittime come se foste gli unici non compresi. E di nuovo, sto parlando a me, l'ho fatto, pensavo di essere quello non compreso. Ragazzi, siamo tutti non compresi. Tutti non siamo compresi. È così. Smettiamo di focalizzarci su quello. Non dobbiamo pretendere che qualcuno ci capisca. Dobbiamo capire noi stessi e accettarci, riuscire a trovare il modo di star bene con noi stessi e poi cercare di dare nel mondo quello che vorremmo che ricevessimo. Quindi tratta gli altri come vorresti essere trattato tu, che è la vera versione poi della cosa della Bibbia, del comandamento. E no, non sono religioso, semplicemente ci sono delle cose della Bibbia che sono incredibili e fantastiche anche se non sei religioso, ok? E quindi è questo. Basta questo concetto di vittimismo, basta questa cosa che il mondo ti deve. No, il mondo non ti deve niente. No, ma poi anche che il mondo è contro di te. Questa è la sensazione che non ti frega sempre nulla al mondo. Sempre da ragazzina, se io penso alla me stessa di 10 ma anche più anni fa, ho sempre avuto questo pensiero che il mondo ce l'avesse con me, che non si sa perché io ero il complotto universale. Sì, complotto universale, ma davvero sentivo queste sensazioni. Sì. Cioè, per quello davvero mi vorrei dire smetti di fare la vittima, perché tanto non è così, a nessuno gliene frega niente di te. E soprattutto, non sapete che sotto sotto è così. E soprattutto è bruttissimo, perché vi faccio un esempio abbastanza estremo, ok? Però se io domani so che cade un meteorite che c'entra il mondo intero e lo distrugge, mi blocco. Perché? Perché non posso più fare nulla, è finito. E so che succede, non ho il controllo, io non posso più fare nulla. Rimarrò su me stesso a dire, ok, è finito, io non posso più fare nulla, il gioco è finito. Quando diamo in una versione minore, meno estrema, il controllo al di fuori di noi, sì, otteniamo la stessa cosa. Cioè, se sono gli altri che non fanno quello che dovrebbero per me, così io poi posso far quello e quell'altro, ci fermiamo perché non possiamo più fare nulla. Dobbiamo aspettare che qualcun altro venga a darci quello ed che vogliamo. Ed è terribile così. Sì, è la cosa più brutta che puoi fare. Stai mettendo la tua vita in mano a qualcun altro. E ne stai perdendo totalmente il controllo. Diventi stressato, sì, critichi tutto il tempo gli altri perché appunto non ti danno quello che certo vorresti. Fai tutto il peggio, cioè è veramente una cosa che ti fa star male. E anche qui stiamo parlando di noi stessi. Sì, no, posso spiegare così bene perché l'ho vissuto certo, tutto il tempo. Certo, altrimenti non lo capirei. E quindi secondo me anche sotto questo punto di vista dovete capire che tutto ciò che arriva di fuori di voi è qualcosa di cui essere grati, non qualcosa da pretendere, qualunque cosa, il cibo, la corrente, l'acqua, una persona che vi fa una micro gentilezza, una persona che vi dice grazie, qualunque cosa non è scontata e dovete dire sono grato che c'è stata, ma qualunque cosa voglio costruire per la mia felicità deve partire da me e solo da me, tutto il resto diventa solo un extra. Esatto. Bello? Esatto, bello. No, questo è vero, ci ha picchiato bene. Sì, ci ha picchiato molto bene. Noi siamo sempre stati anche molto presuntuosi, quindi abbiamo sempre avuto la presunzione di pensare che qualcuno ci dovesse dare qualcosa, ma... Ma anche poi di essere capiti, e ancora oggi ce l'abbiamo parecchio, ragazzi. Io vi dico, ragazzi, se trovate davvero una persona che vi capisce, che vi ascolta, siatene grati. Non esatto è una cosa che vi deve arrivare perché vi è dovuta. È un extra. Fine. È sarete un extra ancora più felici di quello perché che da soli vi state costruendo. Perché vi è capitato esatto una persona che davvero vi fa stare bene. Però basta, è così. Sì. E devi essere grato e ringraziare tutti i giorni della tua vita di avere quella persona. Sì. È un po' questo. Scriveteci un po' di commenti, penso io sia... Io volevo dire anche l'ultimo. Ah, vabbè, sì, andate in forma, vedi. Poi parte, dice, ah, non lo so, poi... No, l'ultimo brevemente. Io vorrei dire alla me stessa di 10 anni fa, sei più capace di quello che pensi. Perché tanti dei miei errori e tante di quelle cose che ho fatto e che non mi è piaciuto fare derivavano dal fatto che mi sminuivo tantissimo, che mi credevo non capace di fare certe cose o di raggiungere certe cose. Secondo me questo è anche per il presente. Non è solo sì, sì, però comunque... E diciamocelo anche oggi, va bene dircelo anche oggi. Vabbè, certo, si migliora sempre, non si smette mai di migliorare. Quindi quello sì, vorrei dirmelo, perché
ho sempre questa sensazione di non riuscire a portare a termine le cose che vorrei fare, ma in realtà poi quando mi ci metto ci riesco. Quindi perché invece mi devo autosabotare pensando di non esserne capace? E prima lo facevo ancora di più. Rimanevo molto dietro le tue spalle perché dicevo tanto vabbè, se faccio qualche disastro c'è Steph che lo sistema, ma in realtà poi sono sempre riuscita a gestirmi tutto da sola. Quindi, però non è stato bello vivere, cioè tuttora un po' oggi ci vivo con quella sensazione sempre di buttarsi giù. Sì, ci sta, e anche perché poi diventi anche vigliacco e per paura che le cose vadano storte fai determinate cose che magari sono delle strade semplici che non vorresti esatto, fare. Esatto, infatti e che per quello ti dico, tante scelte che ho fatto derivavano da quel modo di pensare, dal pensare sempre di non essere abbastanza e sono cose che poi non mi sono piaciute per me stessa. Sì. Molto bello, è stato figo da fare e aveva ragione, il libro è un bel esercizio e è interessante. Il libro si chiama Almanac, non mi ricordo chi cavolo l'ha scritto. Almanacco di Naval. In italiano è l'almanacco, in inglese è almanac. Vabbè, tanto lo mettiamo a schermo. Sì, ma poi con i libri ci dimentichiamo sempre di. Ma è già tanto che so il titolo, l'autore è proprio zero, non mi ricordo. Naval perché, qualcosa. Perché comunque, ha un cognome particolare. Scriveteci nei commenti cosa ne pensate, secondo me è un bel modo di si può riflettere tanto su un video del genere, quindi sono curioso di sapere la vostra e questo canale esiste solo per leggere i vostri commenti, perché tanto non fa views, non porta niente se non appunto i vostri commenti, quindi prendetevi magari 5 minuti per scriverli che ci fa davvero un sacco piacere. Noi ci fermiamo e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao.